Nell'accezione popolare, cioè diciamo in dialetto, viene normalmente chiamata questa strada, si chiama l'Orto di Cristo. Però è difficile risalire all'origine di questa denominazione, perché ci sono parecchie ipotesi che contrastano spesso. Questo portone è importante perché qua c'era la casa del Fascio, cioè la sede del Partito Nazionale Fascista di Casoli. Cioè da qui partivano tutte le manifestazioni. Qua c'erano dentro, qua, quando c'erano queste manifestazioni, come il sabato fascista, perché di solito il sabato fascista c'erano delle manifestazioni, oppure delle onoranze, delle ricorrenze politiche, no? Si facevano delle sfilate. E qua queste due famiglie, la famiglia Ricci a destra e la famiglia dei Cinque di fronte, sono state le famiglie che hanno determinato la vita politica, sociale di Casoli nel quasi tutto il Novecento. Perché è vero che il barone Ricci è morto nel 52, quindi l'ha dominato per i primi 50 anni. Poi c'è stata la famiglia dei Cinque, che aveva pure iniziato con il dottor Sculabio, che era forse. Ecco, Sculabio e poi Don Giorgio, no? Che era stato podestà negli anni 40, 30, alla fine degli anni 30 è stato podestà. E quindi poi era passato tutto a Germano, che è stato onorevole senatore nei secondi 50 anni del 1900. Quindi questa era la piazza dove si svolgeva tutta la vita di Casoli, questo era il centro proprio. Cominciava questa sua storia: io sono il figlio della Madonna, sono stato concepito, e tutta una storia, però siccome parlava male non si capiva niente, veniva solo fuori un tumore. A un certo punto cominciava a piangere, aveva degli occhi cisposi, una divisa, forse aveva fatto il militare, ma il militare nel 1900 forse, quindi con l'esercito, il primo esercito italiano, perché aveva una bustina ancora militare in testa. E ritornando alla processione trovarono lui solamente accucciato sotto la statua della Madonna, è l'unico che non era andato via, che non aveva abbandonato la statua della Madonna con questo. Quello per esempio è un episodio eclatante di aerei, perché di aerei qua non ne abbiamo visti molti durante quel periodo. Qua c'era il telegrafo, tra i tanti servizi che allora erano a disposizione dei cittadini casolani, cosa avveniristica per quei tempi. Adesso sembra che, non so, il telefono, l'ufficio del registro, la pretura, sembrano cose quasi scontate, o invece allora erano uffici o servizi fondamentali. Qua c'era per esempio il telegrafo, cioè chi doveva ricevere o fare un telegramma doveva venire qua. Questo giardinetto che c'è qua a fianco, che ora si chiama Villa San Francesco. Ecco, allora lo chiamavamo noi ragazzi la villa, abbiamo la villa, insomma, però comunque era questo spazio. C'erano delle belle, dei bei sedili che erano assecondavano le curve del corpo. Ergonomedici. Ci si poteva sedere. Quando nel 70, nel 70 io ho fatto il sindaco, e l'ho fatto qua, la casa municipale, che si chiamava allora, il municipio, era qui. L'edificio era così, c'era un ingresso principale. Si saliva una scala che era fatta a L, c'era un primo tratto quando si entrava dal portone, poi si girava a destra, c'erano delle altre scale e si accedeva al piano superiore. E Antonino faceva l'avvocato, ma io lo ricordo di più come scrittore, perché era veramente uno scrittore
uno scrittore importante, ha avuto forse poco riconoscimento sul piano nazionale ma anche locale, perché aveva una scrittura fluida, precisa, attenta, e i suoi testi erano testi corposi, pensati e ripensati. Per esempio, già quello sulla casa di Antonio Di Giorgio, sì. Scrittore, aveva scritto quella prima opera, che secondo me era più importante, Ragionamenti e altre prose. È un libro denso di riflessioni attente sul sociale, sulla vita dell'uomo. Parlare di questo ospedale mi fa ritornare in mente un periodo della mia vita, gli anni 60, perché io sono stato anche qua presidente dell'ospedale, del consiglio di amministrazione dell'ospedale, perché prima, adesso c'è la ASL, prima non c'era la ASL, cioè ogni ospedale era autonomo e aveva un consiglio d'amministrazione formato da 5 componenti. C'era un presidente, c'era e poi 4 consiglieri. Il consiglio di amministrazione aveva un segretario, che era Carlo Barrella, il cugino di Barrella qua, che aveva l'ufficio, e questo consiglio di amministrazione provvedeva a tutto, riceveva un compenso dallo Stato, ma il compenso era commisurato al numero di degenze giornaliere dell'anno precedente. Quello che si chiama la Cavout, cioè quella zona che fa parte della vecchia zona denominata nelle vecchie carte topografiche il quartiere dei Merli, che dovrebbe essere questo, cioè la Cavout, si chiamava così perché questa zona, forse perché è molto esposta d'inverno, qua mi ricordo, sì, che è a nord, e quindi era esposta ai venti, al freddo, forse si infilava pure qua in questa strettoia e dava molto fastidio, ecco perché si diceva che si era Cavuto. Ma la Cavuto però forse include anche altre case sotto, là verso quella via. Questo era un carcere cosiddetto mandamentale perché Casoli era capoluogo di mandamento, cioè prima le province erano organizzate, suddivise poi in certe piccole aree, e il capoluogo era Casoli, di un mandamento che comprendeva i comuni di Altino, Palombaro e Rocca Scalegna. Allora, siamo arrivati a via Castello, sotto al castello. E vogliamo concludere questa passeggiata con qualche notizia storica. Veramente è stato già scritto tutto sull'origine di Casoli, sull'origine qua della torre, del castello. Ci sono delle pubblicazioni molto documentate, molto serie. Mi piace ricordare per esempio la trilogia di Nicola Fiorentino, di Vincenzo Rossetti, i libri e articoli scritti da Antonello Masciantonio, che era uno degli eredi del castello. Quindi c'è poco da aggiungere. A me preme un po' solamente forse ricapitolare un po' le origini di Casoli, perché si chiama Casoli.